c'è chi lo ferà e forse lo fermerà. Quattro gormiti Lord are defending this world. Agrondi guiderà con audacia e lealtà. Ed il gruppo farà tutto quel che potrà per difendere la libertà. E Gormiti, un'altra avventura. Signori della natura, la forza dei Gormiti resta. Insomma, vuoi combattere a terra? La finisci con questa storia? Se io ho le ali ci sarà una ragione, no? La lava non vola! Tasaru, il tuo è stato solo un colpo di fortuna! Ora... liberami da questi cosi! Senti, Noctis, dobbiamo allenarci a combattere come se avessimo di fronte i gormiti del vulcano. Io sono l'unico a saper volare in questo gruppo scombinato e per questo sono la vostra arma segreta. Tu non fai altro che barare, lo sai bene qual è il nostro obiettivo. Il vecchio saggio conta solo su di noi, non lo deluderemo. Quindi avanti, si continua! Ehi, no! Mollami! Mollami, ho detto! Vola, vola, uccellino! Ehi, attenti! Non ve l'aspettavate, eh? Scusa il disturbo, Piron. Non so se tu lo hai notato, ma noi qui ci stiamo allenando. Già, anche io. Ti stai allenando? A fare cosa? A prendere l'ombra? Sembrate tutti stressati, dovreste fare una bella nuotata nel lago per rinfrescarvi le idee. Dai, Piron, vieni ad allenarti con noi. Questa missione è molto importante e dobbiamo farci trovare pronti, soprattutto tu. Non tutto si riduce alla lotta, Agrom. Ogni tanto bisogna anche fermarsi a respirare il profumo dei fiori. Connettersi con ciò che ci circonda è parte integrante del nostro cammino di signori della natura e ci aiuta a potenziare i nostri poteri. Prova a sconfiggere Magor a colpi di fiori se ci riesci. Se Magor vince non ci sarà più una natura con cui entrare in comunione. Ascoltami, Piron, le nostre Gormstone ci conferiscono poteri che noi ancora non conosciamo. E questi allenamenti ci aiutano a conoscerli e quindi a potenziare la nostra forza. Ma non esiste un solo tipo di forza. Si devono sempre osservare le cose da più punti di vista. Se noi ci affidiamo troppo alle Gormstone, potremmo rischiare di indebolire altre abilità che non comprendiamo ancora appieno. Ecco perché è importantissimo scoprire anche il potere di una bella nuotata rilassante. Ha lasciato la sua Gormstone incustodita. Pesce pazzo! Ed è ancora attiva! Sarebbe una vergogna sprecare i poteri di una Gormstone. Oh, siate realistici. Io sono l'unico tra voi che può maneggiare due pietre. Sei chiaramente uscito di senno, corteccione. Sono io il migliore e solo io riuscirei a gestire una seconda pietra. E tu, pennuto, vorresti competere con me? Magor ci metterebbe 2 minuti netti a farti arrosto. Sciocchi, state litigando per un potere che io vi ho appena rubato. Ragazzi, questa volta l'abbiamo fatta davvero grossa. Una bella carica di poteri era proprio quello che mi serviva. Pugni di fuoco distruttivi. Oh.
Siamo ufficialmente nei guai. Se quella pietra finisce nelle mani di Magor... Non esiste, combatterò fino all'ultima foglia perché non succeda. Renedite di un bel pediluvio bollente. No, grazie, preferisco la manicure. Hai lo spiritoso anche da sconfitto? Ho vinto io. La Gormstone ora appartiene a me e sarà mia per sempre. No! Ah? Colpa tua, Noctis. Colpa mia? Colpa mia? Ma che ti inventi? Se tu mi avessi dato subito la pietra, non sarebbe successo. Perché dovevo dartela io? Poteva prenderla Tasaru, è stato lui il primo. Ehi, sta a sentire, canarino. Se hai qualche problema te lo sistemo io con un paio di colpi. Ehi, ragazzi, che succede qui? Agrom ha dato la tua Gormstone a Magor. Ma che cosa stai dicendo? Beh, in sostanza è così che è andata. Un momento, Magor ha la mia Gormstone. Mi state prendendo in giro, ragazzi. No, beh, in effetti c'è la Sheven. Lui è... si può sapere perché l'hai lasciata sul prato. No, per mille lattarini. Come ho potuto? No, dai, sono coraggio, davvero imperdonabile. È stata soltanto colpa mia, davvero. Avrei dovuto sorvegliarla meglio. No, sono io che avrei dovuto metterla al sicuro. Beh, perché mi guardate? Che volete da me? Tu, lurido vigliacco che non sei altro! Come? Lurido a me? Senti chi parla, il principe del fango! Io! Ah, finalmente non vedevo l'ora! Salve! Giovani principi! Noto con piacere che vi state allenando. Torno ora dalla foresta silenziosa, dove un generale del vulcano sta izzando una disputa territoriale tra gormiti della foresta e quelli della terra. La vostra missione consiste nel presenziare alla conferenza tra le due fazioni e negoziare per un trattato di pace. Vedendo voi, i quattro signori della natura uniti capiranno che la pace tra gormiti è possibile. Vecchio saggio, ecco, io... Sì, Agrom, dimmi cosa ti preoccupa. Il fatto è che... Dunque, oggi è successo... Non possiamo perdere tempo. È il momento che gli abitanti di Gorm conoscano la pace. Vecchio saggio, noi ci saremo. E allora andate, miei prodi guerrieri. Fate vedere loro quanto siete uniti. Date il buon esempio, riportate la pace su Gorm. Ricordate che è una missione importantissima. Non potete fallire. Sei pazzo! Non possiamo affrontare questa missione. Nel caso in cui tu l'avessi dimenticato, non puoi trasformarti in signore della natura. Non so voi, ma io voglio assolutamente recuperare la mia Gormstone a qualunque costo. Piro, non aspetta! Veniamo con te! Per i miei gusti c'è un po' troppo da camminare. Prenderò la panoramica. E vai, si combatte! Qui davanti c'è il regno del vulcano. So che c'è un sentiero nascosto da queste parti, ma non so dove. C'è bisogno del Quatenus Visor. Poteri della terra a me! Quatenus Visor! Ah, Tantan! Tantan! Mi fa piacere rivederti, amico. Tonto! Dobbiamo trovare un sentiero nascosto per il territorio dei vulcani. Puoi aiutarci? Tonto! Ehi, Agrom non può prendersi tutto il merito. Poteri della foresta, a me! Poteri dell'aria, a me! Quatenus Visor! Tantan! Bravo, Tantan! L'hai trovato! Ecco il sentiero. Piron, sarà meglio che tu ci aspetti qui mentre noi ci occupiamo di Sheven. Beh, buona fortuna, allora. Però non credo che sia la direzione giusta. Che vuoi dire? È questo il sentiero che conduce al regno del vulcano. Forse, ma non è detto che vi conduca a Sheven. Come puoi affermarlo se non hai neanche i tuoi poteri? Oltre ad aver percepito che qui non c'è umidità, ho visto quello.
Attenzione, dominio di Lord Shaven. Ragazzi, non sono privo di mezzi. E mentre voi fate affidamento sui poteri della natura, io faccio affidamento su quelli del buon senso. Buon senso per tutti i sensi, Piron. Tra i due non si sa proprio chi sia più idiota. Sembra proprio che il potere gli abbia dato la testa. Potere, potere, di nuovo questa parola. Usa la tua Gormstone per creare un suo regno. Quindi l'ha tenuta per sé, non l'ha consegnata a Magon. Allora abbiamo ancora una possibilità. Ditemi che si combatte. Tranquillo, Piron, riavrai la tua Gormstone anche molto presto. Wow! Indietro! Indietro! Ho degli ospiti, servi, date loro il benvenuto! Pugni di roccia! Rompicanti striscianti! Invincibile di all'artiglio! Davvero, Shaven? Questo è il massimo che puoi fare? Ti darò quello che meriti, nullità! Hai osato entrare nel dominio di Shaven, signore del fuoco! Pure il titolo si è dato! Io mi sto solo scaldando! Ci serve dell'acqua! Senza i pugni oceanici di Piron che raffreddano la lava, siamo fritti! Fatelo sciocco! Noctis, decollare, atterralo! Detto fatto! Maledette correnti ascensionali! Non riesco a volare! La nostra arma segreta si è inceppata! La faccenda è più complicata del previsto, ragazzi! Danzate per Shaven, buffoni! Fate divertire il nuovo signore, il più potente di tutti i regni! Il più potente di tutti i regni? Torno subito, ragazzi! Tenete duro! Finalmente prevale il buon senso! Devo farlo. Mi dispiace di avervi svegliato così rudemente, ma si tratta di un'emergenza. A mali estremi, estremi rimedi. Ma guarda chi si vede! Salve, ragazzi! Basta! Ci serve un piano! Oh, davvero? Che magnifica intuizione! Ci vorrebbe una catapulta! Beh, non è un'idea tanto assurda! E chi fa la bomba? Ehi! Perché stai guardando me? Non ci pensare nemmeno! E in quanto a stazza, tu sei molto più bomba di me! Io? Non se ne parla! Sarebbe un suicidio! È la cosa più stupida che abbia fatto! No, ma che dici? Ne hai fatte di molte più stupide! Buon viaggio, Agro! Buona fortuna!
e manda una cartolina. No! Sei pronto al decollo? Si parte! Tazaru! Se mi faccio male ti lascio per bene! Tazaru, credi che funzionerà? Perché farsi domande? Adesso vediamo! Sorpresa, sorpresina! Rock Hammer! Ma guarda un po'! Chi si rivede? Il moccioso polveroso solo soletto! Ci sarà da divertirsi! Solo soletto non direi! Ma cosa? Guarda di qui, guarda di là. Qual è l'ultima faccia che vedrà, Bubu? Sentete! Per tutti gli spifferi, è veramente patetico. E ora nessuno potrà più intralciare Lord Seven. Scusa, puoi ripetere? È tornato il nostro amico. Non ho più la pietra. Inchinati di fronte al tuo signore. Cosa vuoi da Lord Seven? Io? Nulla. Ma ho portato con me dei ragazzi che hanno qualche domanda da farti. Che sta succedendo qui? Piron, oltre alla Dormstone, ha perso anche il cervello. Andral, Fire Spitter, Fume, cari fratelli, benvenuti nella nuova era di Seven! Si mette maluccio per te, Sevenuccio. Venite pure avanti, fratelli. Seven vi consente di ammirare il suo prezioso bottino. Una Gormstone? Come ha fatto uno come te ad ottenerla? Oh, da come parli, Fire Spitter! Seven non gradisce questo tono! Quanto alla Gormstone mi sembra ovvio! Io sono il grande Seven! E ora inchinatevi al mio cospetto! È evidente che hai ottenuto un buon risultato, ma non capisco dove vuoi arrivare! Ma anche questo è ovvio! Seven ha il potere e ora ha intenzione di usarlo! Piron! Piron, qual è il tuo piano? Lo scoprirete molto presto. Davvero vuoi usare il suo potere? Ti prego, fammela guardare da vicino. Solamente dopo che avrò annientato questi sciocchi e l'isola di Gorm sarà mia. Tu parli come se la pietra appartenesse a te e non a Lord Magor, il nostro vero comandante. Attento, sarei più cauto se fossi te. Modera i toni quando ti rivolgi a me. Seven non gradisce gli arroganti. Il tuo posto è nel fango, in ginocchio, davanti a me! Ti sbagli, sei solo un esaltato, un pazzo psicopatico, lascialo andare! Cosa credevate di fare? Rassegnatevi, la Gormstone appartiene a Seven! Sono io il nuovo comandante supremo e vi dovete obbedienza! No! Lord Magor è il nostro comandante! Dammi quella pietra! No! La dà a me! Perché non a me? Ehi, se ne stanno dando di santa ragione, mi pare! Essi sono completamente dimenticati di non noi! Non so perché, ma mi ricordano qualcuno! Vuoi dire noi? Posso sopportare molte cose, ma guai a voi se mi paragonate a quelli! Oh, e io poi sono molto più bello! Tenetevi pronti! Fermi! Quegli idioti si sono liberati! Se avete sete di potere, prendete le loro pietre! Piron, che cosa prevede ora il tuo splendido piano? Per fortuna la pietra non è nelle mani di Fume. Lui è molto più arguto e pericoloso. Seven lo sa e lo tiene sotto scacco facendogli fare il lavoro sporco. Che cosa? Io sotto scacco? Non dargli ascolto, idiota! Ti ordino di distruggerli ora! Luminiccio è un tipo a posto e io non sono il tuo servo, anzi d'ora in poi sarò il tuo padrone. No! Mia!
Finalmente! La pietra è mia! Schioccio Sossi! Possente palla di roccia! Poteri dell'acqua a me! Oh no, sta venendo tutto giù! Oh, sembra che il tuo regno sia crollato. Oh, per evitare l'arrostimento dei piedi, propongo una seduta sul trono. La mia lava vi ingoierà! Waterus Visor! Piron, vuoi finire al cartoccio? Corri qui! Prima devo chiamare un vecchio amico. Davvero non vedo l'ora di conoscerlo. Cosa? Sapevo di poter contare sul mio regno. Chi di lava colpisce, nella lava finisce. Cosa? Non sentiamo bene. Grazie al vostro amico Sheven, ora potete trascorrere un po' di tempo vicini vicini. Ma ci rivedremo presto. Chi l'avrebbe immaginato? Il buon senso è un lodevole potere. Da oggi userò tutto il mio buon senso per non perderla più. A nome di tutti voglio chiedere scusa a Piron. Non dovevamo ridere sulla sua concezione del potere. Io gliel'avevo detto di fidarsi di te. Anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Al prossimo combattimento. Piron! Anch'io devo chiedervi scusa, sono stato un irresponsabile. Lasciando la pietra incustodita ho messo in pericolo tutti noi. È stata una bella lezione. Però devo dire che almeno sul potere avevo ragione, no ragazzi? Spero che il vostro allenamento sia andato bene. Pronti per la conferenza di pace, i gormiti della foresta e della terra contano su di voi. Non siamo pronti, siamo prontissimi.